non sarei intervenuto, però è chiaro che il consigliere Figliomeni col suo intervento, insomma, un po' va a solleticare e andare un po' a stuzzicare anche un po' il mio ego, insomma, anche se non sono una persona che normalmente cerca di mettersi in mostra, e lo sapete. Dunque, no, vorrei probabilmente è chiaro che la presenza del consigliere Figliomeni in commissione di recente, diciamo, genesi, e evidentemente un po' di memoria che sul rispetto a quella che è la situazione generale si va perdendo perché è preso da tanti impegni, fa sì. No, no, assolutamente, non mi permetterei mai. No, evidentemente ha perso di vista un particolare. Tutti questi procedimenti che sono in votazione oggi, che sono passati in commissione, ce ne saranno degli altri. Credo che ne abbiamo portati da quando siamo, diciamo, al governo di questa amministrazione, forse qualche centinaio di provvedimenti come questi. Ecco, la domanda da farsi rispetto a tutto questo fenomeno è proprio questa. Vale a dire, ma com'è che questa amministrazione porta 220, 230, 240, 250 delibere o proposte di delibera per il riconoscimento di debiti fuori bilancio con date di riferimento per le delibere stesse o meglio per gli eventi che sono scritti all'interno delle delibere che riguardano addirittura il millennio scorso? Cioè, no, quindi per non dire mi accontenterei del secolo, ma in realtà, di secolo, ma in realtà alcune cose trovano genesi nel millennio scorso. Allora, il punto è proprio questo. Questa amministrazione ha fatto un lavoro grazie anche agli indirizzi della Commissione Bilancio che ha operato proprio in sede specifica sulla lavorazione dei debiti fuori bilancio, ed esprimendo formalmente degli indirizzi sui criteri che dovevano essere applicati o che si suggeriva fossero applicati per la lavorazione di arretrati paurosi. La domanda è proprio questa: ma perché l'amministrazione si è trovata a dover gestire centinaia e centinaia di delibere di debiti fuori bilancio accumulatesi nei decenni e che effettivamente, come diceva correttamente il consigliere Figliomeni, non hanno permesso di riconoscere a chi ne aveva diritto il giusto riconoscimento? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare. Poi diciamo, qualsiasi evento, colleghi, si può migliorare. Su questo credo che è sempre doveroso da parte di chi amministra immaginare che si possa fare meglio e che si possano recuperare altri spazi in termini di correttezza dei procedimenti amministrativi. Il problema è che credo che la priorità di questo ente è di centrare due obiettivi. Innanzitutto riconoscere, come detto, a chi ne ha diritto i fondi, spesso sono aziende che grazie a quei fondi riescono a sopravvivere o cittadini che hanno subito dei danni e che vedono risarcito il proprio danno. Dall'altra è permettere all'amministrazione di non avere questa spada di Damocle che diciamo, condiziona comunque i conti e che ci costringe a fare gli accantonamenti, e soprattutto quando poi le cifre sono importanti e che derivano, ahimè, caro collega Figliomeni, anche da cattive e pessime gestioni del passato, soprattutto quando si parla di partecipate, quando si parla di grandi eventi che hanno coinvolto questa amministrazione. Per cui io direi collaboriamo, andiamo avanti, apportiamo migliorie. Nel mio intervento precedente ho citato io stesso la volontà di coinvolgere, di chiedere all'avvocatura un supporto per capire quali sono i principi che regolano l'iscrizione di Roma Capitale in propria difesa nei procedimenti amministrativi e giudiziari. Per cui io direi sulla polemica relativa al fatto che questa amministrazione non stia facendo niente sui debiti fuori bilancio. E so benissimo che lei nelle amministrazioni precedenti non era presente, qualche suo collega probabilmente sì. Però se le domande non ce le siamo fatte nei decenni passati, quando succedevano queste cose, bene o male, proviamo adesso, no, a guardare avanti, perché sennò poi ci costringete a fare sempre le solite rilevazioni sui comportamenti errati del passato che, guardi, a un certo punto hanno stancato anche me, si figuri, no? Quindi,
su questo direi che questa amministrazione sui debiti fuori bilancio, un bel voto a scuola superiore alla piena sufficienza, io credo che lo meriti. Per cui su questa cosa direi veramente di continuare ad andare avanti e di lavorare serenamente come abbiamo fatto fino adesso. Grazie.